Eccoci qua, buonasera e bentornati nuovamente a questa puntata di Calembour. Dopo le puntate dedicate alla danza, dopo la puntata che ha ricevuto veramente un grandissimo successo, perché sono stati davvero infiniti i messaggi che sono arrivati alla nostra redazione per far loro i complimenti, puntata tutta dedicata a Sanremo, oggi bissiamo. E allora torna lo spettacolo, torna la musica questa sera con i ragazzi di Mix Factor, capitanati da Anna Di Paola Antonio. Eccoli qua, bentornati e grazie infinite, Anna, grazie a te, perché guarda, noi ogni volta che dobbiamo venire qui c'è un fermento piacevolissimo perché ci divertiamo, poi tu sei veramente una padrona di casa squisita. Ringraziamo Teleponte davvero che ci dà questa opportunità e siamo veramente onorati. Siamo noi onorati di avervi qui, perché davvero il canto, la bella musica, le voci spettacolari che adesso chi magari non ha mai ascoltato avrà l'opportunità di ascoltare, sono davvero fenomenali. Il successo veramente è garantito e soprattutto per voi che siete a casa il divertimento è garantito. Ma facciamo un piccolo passo indietro, perché poi davvero daremo ampio spazio alla musica. Dunque, Anna Di Paola Antonio con la sua associazione Bonton di Bellante, con il patrocinio del comune di Teramo e con quello di Bellante, ha organizzato una manifestazione a dir poco splendida, Donne Danneggiate. Una manifestazione che ha visto due appuntamenti, il 7 marzo a Palazzo Saliceti di Ripattoni di Bellante e poi un'altra meravigliosa serata alla Sala San Carlo l'11 marzo. Sono state due serate veramente meravigliose alle quali non poteva che andare tanta gente, una serata tuttavia con un risvolto, vero Anna? Tutto dedicato alla donna proprio danneggiata. Allora guarda, io stasera ho messo simbolicamente questa pashmina rossa proprio per ricordare tutte le vittime del femminicidio e comunque di violenze. Ne abbiamo già parlato tante volte, però io credo che non basti mai. Ma soprattutto non basta solo parlare, quindi l'idea è nata quella del Donne Danneggiate, questo spettacolo tematico, perché ho pensato che attraverso le canzoni, attraverso un reading, attraverso le poesie, la danza, si potesse sensibilizzare questo fenomeno e devo dire, guarda, io voglio ringraziare soprattutto il pubblico che ci ha seguito, perché senza di loro veramente non avrebbe avuto senso nulla, ma ho ricevuto tanti messaggini, tanti commenti, al di là dei complimenti belli, però il fatto che veramente il sottotitolo Canzoni, emozioni e riflessioni è stato colpito in pieno, perché tutti mi hanno detto veramente abbiamo portato con noi un qualcosa per riflettere. E guarda, sono ancora emozionata, d'altra parte poi io soffro di questa sindrome dell'emozione. E beh, se mai abbiamo, come dire, fatto fare mente locale a qualcuno, nello specifico al maschile, perché purtroppo la realtà è così, già siamo felici. Pensa a un grande uomo che tu conosci, mi ha detto: Anna, guarda, come uomo mi sono sentito a disagio un pochino, ma un disagio tra virgolette, perché chiaro, lo spettacolo, una cosa che ci tengo a dire, non era assolutamente pregiudizievole, cioè abbiamo cercato veramente con leggerezza e in punta di piedi, perché non voleva essere un puntare il dito sull'uomo, perché non bisogna mai generalizzare, e abbiamo avuto anche delle belle testimonianze in questo senso. Però sono stata contenta che erano presenti tanti uomini e questo ha avuto per me una valenza importante. Ma soprattutto i ragazzi del Mix Factor hanno fatto piangere, in questo caso piangere, ma nel senso buono della certo parola. Oh, ma accanto a te c'è Luisa Ferretti, che è la stata madrina, ecco, in qualche modo coinvolta in questo spettacolo. Luisa, insomma, il tuo ruolo, quello di madrina, raccontaci un po'. Beh, è stato un ruolo molto molto emozionante, nel senso che mi hanno dato l'arduo compito di leggere le poesie di una poetessa, anche molto famosa, che è Floria Amalia Suarez, ed è stato molto emozionante perché queste poesie, come pure le canzoni di questi bellissimi e bravissimi ragazzi di Mix Factor, hanno accompagnato il pubblico in questo spettacolo dai tratti molto delicati ma molto, molto sentiti. E in questo io sono stata
stata madrina e sono stata doppiamente felice perché apprezzo moltissimo quello che è l'impegno di Anna Di Paola Antonio, questa grandissima donna che mi siede grazie, al fianco. Buona. È veramente un impegno speciale perché è riuscita a mettere insieme l'energia di tutti questi ragazzi e a costo zero creare un evento che veramente ha mosso i cuori di tante persone. Oltretutto è riuscita a mettere insieme diverse arti, quindi dal ballo fino alle canzoni, fino alla poesia, e tutto aveva un fil rouge molto molto particolare, che era quello della lotta contro la violenza alle donne, e la forza che ne è uscita è stata straordinaria. Io ho visto personalmente molte persone piangere di fronte a queste ragazze che cantavano, che hanno interpretato, non hanno solo cantato, perché erano brani molto molto belli, sentiti, Mia Martini, teatrali. Nada. Devo dire, i ragazzi hanno veramente interpretato, sì. Ricordiamo, non sono professionisti, questa. È la cosa più importante. Quindi la tematica forte, ma Anna Di Paola Antonio è riuscita a comunque estrinsecarla in un modo molto delicato, molto leggero, di modo che le persone uscivano da lì con un pensiero, una riflessione, un semino che Anna è riuscita a ma buttare. Ma loro sono stati gli artefici, perché insomma un plauso agli artisti, a e tutto io, tondo poi ormai. In qualità di madrina mi piacerebbe vederlo tante tante altre volte. Abbiamo ricevuto delle promesse. Bene, ci hanno detto che questo spettacolo va riproposto, e devo dire, la mia volontà è quella di, magari se mai riuscissi, di portarlo, che ne so, negli atenei, nei teatri della regione, proprio affinché si facesse campagna di sensibilizzazione. Beh, sarebbe veramente bellissimo. Però voglio ringraziare le amministrazioni che è tutto a costo zero, ma ci hanno dato la logistica, il supporto morale, l'affetto, e hanno creduto nella nostra associazione, quindi grazie davvero all'amministrazione di Bellante e di Teramo. Bene, bene, detto bene. Detto questo, noi non vogliamo portare adesso l'intero spettacolo Donne danneggiate qui a Teleponte, ma un assaggino, nel senso che Anna e Mary interpreteranno Donne di Mia Martini. E allora le vogliamo ascoltare, così appunto. Abbiamo pensato solo a un brano proprio solo un simbolico. Brano. Adesso poi facciamo un gioco. Allegria, eh? Anna, vogliamo fare un gioco come abbiamo fatto precedentemente in occasione scherzi. Di Sanremo? Allora, Anna e Mary ci canteranno Donne di Mia Martini, e qui in qualche modo faremo un omaggio noi di Teleponte proprio alla manifestazione Donne danneggiate di Anna Di Paola Antonio. Poi però questa serata vogliamo divertirci. Sì. E allora, Adamo di Buonaventura, cliccatissimo tra l'altro, di Bartolomeo, perdonami, canterà Il Mondo di Jimmy Fontana, poi Lara canterà Non ho più la mia città di Geraldina Trovato, Michela canterà Maria, Valentina Tremaroli, Greatest Love of All, Mary, Il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia, e poi chiuderemo tutti insieme con una bella canzone. Detto questo, io sai che farei, non l'avevamo previsto, ma noi ci conosciamo bene. Tu sei la padrona di casa, d'altra parte. Io a casa mia faccio come voglio. Ecco, noi ci piace inventare, ci piace inventare un po' e cambiare un po' le regole del gioco. Se anche i ragazzi sono d'accordo, io farei una sorta di concorso. Che ne pensate? Hai visto? Ma facciamo tornare poi in tilt le linee come l'altra volta. Lo so, ma ci piace farle andare in tilt, perché vuol dire che ci state seguendo, che state giocando con noi e quindi che ci state seguendo. Quindi noi su questo siamo veramente contenti. Meno contenti, giustamente, posso capire, potete capire il perché, i tecnici di Teleponte, Pietro Baldassarre e Pier Ferdinando Piccioni, ma sicuramente saranno ben lieti di partecipare a questo grande concorso, e approfitto per rivolgere i migliori auguri di buon compleanno a Pier Ferdinando Piccioni, che oggi compie quanti anni? 25 anni! Auguri! Cresce anche Pier, ma si è fatto mia. Anche più bello, sì? 25 anni ha il suo perché, bravo. Io gli ho dovuto chiedere quanti anni compie, perché per me, lui lo sa, ha sempre 23 anni, ormai da quando è arrivato a Teleponte e continuerò a dire che lui ha 23 anni. Il ragazzo anni. Mi si lo sta vedo sempre giovane. Bene. Posso ringraziare e salutare il maestro Riccardo Cioschi? Ma certo, maestro, venghi! Si faccia vedere! Ti faccio vedere, anche perché poi prego, eccolo perché... qui inquadrato, perché poi giustamente sarà impegnatissimo con le musiche. Perché il nostro maestro Riccardo è stato colui che
veramente ha fatto un lavoro Sì, vabbè, ho impeccabile. collaborato nella parte tecnica, musicale, vabbè, insomma, un lavoro, ci è voluto tempo, però è stato gratificante, è stato bellissimo, emozionante e veramente anch'io ho avuto un sentimento forte per quanto riguarda questo spettacolo. È stato proprio bello vederlo da vicino, non da spettatore, ma quasi da interprete. Bravo, bravo, Bene, grazie. grazie, Grazie maestro. grazie. Torni a fare allora il suo dovere preciso come solo lei sa Lo fare. farò. Impeccabile, anche grazie al maestro riusciamo appunto a portare tanta bella musica nelle case degli abruzzesi e questo chiaramente ci fa piacere e lo ringraziamo di cuore. Allora io direi di cominciare Anna e Mary con Donne di Mia Martini. E qualcuno le vuole belle, donne solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno, donne piccole violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri, quelli godono come muri.
complimenti, sì, a tutte le donne di cuore davvero. Ma oggi a proposito, parliamo anche un attimino degli uomini. Oggi è un giorno importante. È la festa del papà. Ecco, e allora infiniti auguri a tutti i papà che ci ascoltano. Auguri Adamo! L'unico maschietto, quindi. L'unico maschietto. Naturalmente auguroni al mio papà, anche se già gliel'ho fatti direttamente, però ecco, ribadisco e auguri chiaramente a tutti i papà delle splendide voci che sono qui a Teleponte questa sera. Dunque, Anna, se sei d'accordo, partiamo con la serata invece dedicata all'allegria, al divertimento. Certo, dunque, a proposito di papà, parte proprio Adamo. Adamo di Bartolomeo che ci canta Il mondo di Jimmy Fontana. E allora vediamo un po' se anche in questo caso specifico i messaggi si scateneranno. Sicuramente. Sicuramente, hai ragione. Comunque adesso. Sei sempre beato tra le donne tu, eh? È vero, ho notato. Salutiamo la moglie di Adamo che ogni tanto glielo sequestriamo. Poi glielo riconsegneremo, signora. Ah, anche la figlia è più gelosa, certo. Okay. Tornerà a casa tranquillamente. Papà te lo rimandiamo, sì, tranquilla. Sì, sì. Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente. Fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente. Thank you.
rotondo intorno al mondo. Ecco. Mi sembra giusto. E poi grazie. A noi le cose semplici non piacciono. Beh, che vuoi. Allora, complimenti ad Adamo con il mondo di Jimmy Fontana. Dunque, vi ricordo i brani che vi andremo a presentare questa sera. Lara tra poco ci canterà Non ho più la mia città. E poi Michela canterà Maria, Valentina Tremaroli, Greatest Love of All, Mary, Il cielo d'Irlanda. E poi questo, diciamo così, è il clou. Poi vediamo se abbiamo qualche minutino in più, aggiungiamo anche qualcosa. Che ne sì, pensi? Sì, io ho in mente un finale particolare, pimpante. Va bene. Allora, direi di andare subito ad ascoltare Lara, Non ho più la mia città, di Geraldina Trovato. Questa cantante, intanto che Lara si prepara, Geraldina Trovato è stata veramente eccezionale quando uscì, è sparita, io vorrei sapere dov'è, dateci notizia perché è una ragazza, no ma veramente, non so perché l'hanno fatta fuori, in senso, parlo canoro, in senso musicale, no veramente, non si... cioè le hanno, io so che le avevano dato una nomea poco felice e lei ne ha risentito molto. Beh, comunque facciamo un appello, ti distruggono veramente, veramente. Figurati Anna, beh, ci vuole quindi tanto grazie fiato. Lara per aver scelto questo brano che è bellissimo. Bene. E allegro. E allora lo ascoltiamo molto volentieri, Non ho più la mia città, interpreta la canzone di Geraldina Trovato, Lara. Thank you.
ragazze, complimenti, davvero complimenti. Brava, allora, Geraldina, ha trovato davvero. Brava, brava, ma soprattutto la nostra Lara che l'ha interpretata egregiamente, a dir poco. Dunque, proseguiamo tra pochissimo con Michela che ci canterà Maria, poi Valentina Tremaroli con Greatest Love of All, Mary, Il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia, e voi dovete soltanto avere un attimo di pazienza perché torneremo tra pochissimo. Continuate a inviarci i vostri sms, sono già tantissimi, li leggeremo appena possibile, ma sicuramente dopo la pubblicità. Eccoci qua, è già prontissima per la sua esibizione. Un applauso per Michela che ci canta Maria. Doesn't know your name.
caso Michela, insomma, in questo caso Michela, ma un po' tutti, devo dire, sei una iniezione per Endovena di Prozac, davvero complimenti. Allora, che bella grinta. Posso salutare anche gli altri ragazzi che questa sera non sono presenti e che però hanno preso parte allo spettacolo, Fabiana di Bonaventura e Luca Strappelli. E, ma veramente grazie anche a voi, perché avete dato veramente una interpretazione incredibile. Poi Fabiana ha aperto lo spettacolo, quindi l'emozione è a mille, però ha cantato un brano di Mia Martini, Gli uomini non cambiano, ha fatto un gesto così spontaneo, così bello, si è sfilata le scarpe, uh-huh, e le ha messe vicino alle scarpe rosse che erano simboliche vicino alla sedia, e devo dire è stato bellissimo. Bene, bene. Belle e brave. Allora, intanto vediamo alcuni dei numerosissimi messaggi che sono arrivati. Intanto abbiamo già visto Vai Valentina da Fabio, quindi Fabio ha un... ecco. Oh, amore. Vai Jimmy, papà, ecco. Poi grande Jimmy Adamo, quindi papà è uguale a Jimmy Fontana. Poi naturalmente grande Adamo, ovviamente si sa che zio Adamo, sei bravissimo, da Lorenzo, ormai non siamo siamo ormai pronti. Adamo, sono zia Gilda, complimenti, bravo, bravissimo come sempre, non avevo dubbi. Ecco, insomma, tutti per Adamo, brave, belle, 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 brave. Però vogliamo sapere chi è, perché qualcuno che sta sfruttando, mi sta prendendo in giro, perché sa che è una frase che ormai è ricorrente. Però vuol dire che ti segue, quindi vuol dire che lo sta facendo anche adesso. Però è vero, con affetto. D'altra parte. Benissimo, allora andiamo avanti con Valentina Tremaroli. La mamma di quattro splendidi cuccioli. Bene, bene. E che voce, ma saranno questi cuccioli che l'aiutano? Mamma mia, secondo me veramente, d'altra parte non avrà tempo per fare niente, almeno può cantare. È giusto, è vero. Chissà che acuti. Chissà che acuti. Durante lo spettacolo aveva un vestito meraviglioso rosso che si era fatta autonomamente. Una meraviglia, guarda. Bene, bene. Dai, velocissima, siamo tutti con te. Forza, Valentina. Yeah.
Davvero complimenti ragazzi. Ma a questo punto, ecco, altri sms. Anna, volevamo ringraziarti per tutto quello che fai, in modo particolare per lo spettacolo Donne Danneggiate. Sei capace di affrontare sia temi seri che temi più leggeri con la stessa intensità, regalando forti emozioni. Sei unica. Complimenti anche ai tuoi ragazzi, Osvaldo e Daniela. Angeli hanno custodi. Assolutamente ragione. Grande Adamo, sei il migliore. E ancora le cugine top saranno Mary, probabilmente Lara, non so, o boh, non so, vabbè, tua nipote Anna. Ma quale, ce n'ho 18. Valentina, che bella canzone. Oh, votate la canzone che volete far vincere, che chiaramente questo tipo di messaggi non manderemo in onda, così giusto per divertirci un po', leggeremo insomma la canzone più bella. Il talento è una dota di famiglia, tutte donne di spettacolo, oltre che uno spettacolo di donne. Bravissimi, avete davvero ragione. Dunque, complimenti a tutti, avete un'adrenalina che fa paura, siete un buon esempio con questa mosceria che c'è in giro, c'è solo una parola, crisi. No, ecco, basta, questo nostro telespettatore ha capito perfettamente qual è lo spirito di queste trasmissioni. Posso dire la mia teoria? Sì. Toglietevi le zavorre negative, le persone che comunque vi piangono addosso, tenetele lontane, per favore attingete da gente positiva e allegra, perché non se ne può più. Ok. Detto questo, ti devi togliere i capelli dal microfono. Sì. Perché quel bel ragazzo laggiù me lo ha detto, ecco perché sì. Lo faccio, altrimenti ecco. Non l'avrei fatto. Solo perché fai 25 anni oggi. Vabbè, giustamente i tecnici devono controllare un po' tutto, io anche interpretare i loro gesti, che a volte certo. È difficile, però dopo un po' ci arrivo. Dunque, tanti begli sms e come dicevamo anche al signore che ha scritto l'ultimo, lo spirito di questa trasmissione è proprio questo, sì. dimenticare. Tutte le facciamo cose un applauso brutte. A Serena sì. Grazie, no, veramente, ma l'applauso va a no, voi. Perché veramente c'è bisogno anche di un po' di leggerezza, perché decisamente insomma sì, sentir decisamente parlare sì. Solo di politica, di crisi, di problematiche, cioè purtroppo ci sono, non è che uno le deve cancellare, però staccare ogni tanto sì, la spina. Ci vuole, ci pensiamo noi con tanta buona musica questa sera. È il momento di Anna.
Ah sì? Eh sì, che ci canta Balla Bambina di Little Tony. Bada Bambina. Ma io questa l'ho scelta solo per vederti ballare il twist. Maestro, io ho il microfono rosso, così tanto per... Sì, noi qua facciamo un po' come se fossimo in salotto, insomma. Io voglio vedere ballare tutti, anche a casa magari, Perché no? Va bene. Altrimenti devono partecipare attivamente anche da casa. Tutti, bada bambina, già signorina sei. Per ogni donna ci vuole un uomo accanto. Tutta la notte batto la testa per non pensare a te. A te che vivi nel mondo dei tuoi sogni. A te c'è il tempo va. Sempre ecco. Piena di vita e di grinta. Di verve, ma insomma, è tremenda. È così. Dio ti benedica. Dunque, dalla regia, ditemi voi, vogliamo vedere qualche sms, vogliamo andare in pubblicità o proseguiamo? Mi dicono no. Che cosa? Proseguiamo? Niente, posso fare come voglio? Pubblicità, ok, allora ditelo, pubblicità, tra pochissimo. Ci vuole anche quella, Eccoci qua prontissimi per regalarvi nuove emozioni, ma ci sono anche tanti sms, andiamoli a vedere. Ciao, tutti bravi, ma noi vogliamo sentire Adamo. Noi vi accontentiamo. Brava, ecco. Forza Adamo, facci sognare Mario e Massimo. Adamo sei bravissimo, complimento davvero, dice Malvina. Chiedo scusa, ma comunque chi vuole sentire Adamo basta che ascolta il CD, la compilation Mix Factor Selection, quindi insomma ma lo vogliono vedere dal vivo, capisci? Zie e cugine, sì, ho capito, ma bravissimi tutti, un abbraccio a tutti. Susanna, ciao Susi da Roseto, sicuramente il messaggio di prima era di zia Gilda per Adamo e per tutti. Vorrei ballare con voi, ballare, amare, amore fa bene al cuore. Brava zia Gilda. Zia Gilda, che conosciamo, la prossima volta non devi che venire in trasmissione. Grandi donne, mi spiace tanto non essere lì con voi per celebrare la vostra immensa forza, ma è come se ci fossi. Vi abbraccio fortissimo, Lulu. Ciao Luca Strappelli. Ciao Luca. Devo dire una cosa su Luca Strappelli, così gli portiamo tanta fortuna. Sì.
Sabato e domenica Luca Strappelli sarà su Rai 2? Sì. Ecco. E a mezzogiorno in famiglia. Anche domenica? Sabato e domenica. Ah, perfetto, perché io non mi perdo una puntata la domenica. Ecco, il sabato può cadere. Ecco, e facciamo il tifo perché sta lì per una cosa e quindi... In bocca al lupo, Luca, mi raccomando, facci sognare anche su Rai 2, anche se Teleponte è meglio, però vabbè. Allora, detto questo, io direi che possiamo passare al prossimo messaggio. Grandi donne, mi spiace tanto non essere lì con voi, Luca, e l'abbiamo letto. Vabbè. Poi, Adamo sei grande, con tanto di cuoricino. Mary Jolie, sei una grande e discreta amica, degna di essere donna. Rompiscatole ufficiali. Possiamo sapere chi è? È Luca. È Lulu. Ah, beh, personale. Ecco, questo è il bello di Mix Factor, comunque, le amicizie che nascono. Un altro saluto da una piccola donna e il suo tato a tutte queste donne fighissime di Teleponte. Ah, però. Bene, bene. Annetta ha creato un team tostissimo e non ci ferma nessuno. TVB, non occorre la firma. Vabbè, chiunque sia una persona che ti vuole. No, siccome bene. Annetta sono pochi che mi chiamano Annetta, tra cui la Fatina, ma la Fatina è qui. E quindi ho il maestro Alfredo. Vabbè. Oppure vediamo. Resteremo con questo dubbio. Lorenzo Cipollini. Ci comunque, proveremo grazie a pensarci. Di cuore. Bene, bene, a chi tocca adesso? Chi c'è in scaletta? A Mary. Mary, il cielo d'Irlanda, di Fiorella Mannoia, bellissima pure canzone. Pure qui si balla, eh? Anche qua pure si balla, anche da casa, mi raccomando. Cielo d'Irlanda è un tappeto che corre veloce. Cielo d'Irlanda i tuoi occhi se guardi lassù, ti annega di verde e ti copre di blu. Ti copre di verde e ti annega di blu. Cielo d'Irlanda si sfama di schiorità. Cielo d'Irlanda si spulcia i capelli. Il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica. Si apre e si chiude col ritmo della musica. Si apre e si chiude col ritmo della musica. Dal Donegal alle isole Aran e da Dublino fino a Monte Mara.
Bravissime, bravissime. Oh, ma mi sbaglio o c'è stata una grande richiesta per Adamo? Lo vogliono sentir cantare. Eh? E noi li accontentiamo? Che dici, certo. Anna? Li accontentiamo? E anche in minoranza che fanno? Lo facciamo cantare? E va insomma, bene, ok, Adamo, per il tuo pubblico, per tutto il nostro pubblico, Adamo, che ci canta? Diamogli il microfono altrimenti... Banane e lampioni, no, lamponi. Lampioni o lamponi? Era per rifarci ai lampioni qui. Ah, ecco. Sì, sì, naturalmente. Ti faremo compagnia, dai, microfoni alla mano, sarà una canzone molto giocosa per cui canteremo tutti insieme. Forza, forza. Vai, 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 vai. Mambo! Questo è un ritmo mambo, eh? L'orologio batte l'una, giusto e fuori chissà dove. Giro nudo per la casa, dimmi tu se questa è vita. Tu che esci con le amiche, dici, io che resto qui a pensare, amore, sono per davvero, o ti vedi con qualcuno? Guardo un po' televisione, c'è del pollo dentro il frigo, mangio e provo a immaginare, le tue cose e le parole, e che sono un po' geloso, scemo, ma ti amo per davvero, vero, sì vabbè l'autonomia, ma ricorda che sei mia. Faccio finta di dormire e tu invece vuoi parlare. Sono stata a chiacchierare, amore, ogni tanto sai ci vuole, ci vuole. Hanno tutte dei problemi, per fortuna io te amo. I tuoi fan stanno distruggendo i bottoncini dei diversi cellulari da cui ti stanno inviando SMS. Allora, dalla regia, quando è possibile, inviamo gli SMS anche al limite in scorrimento, senza magari leggerli. Mi hanno detto qualcosa, non ho ben capito, ma comunque il messaggio non l'ho inviato. Stasera i messaggi di fumo, i segnali di fumo. Sì, perché c'è, da quello che ho intuito, qualche problema. Posso cogliere l'occasione, mi è tornato in mente, di salutare l'insegnante Alba della lingua italiana dei segni, che noi abbiamo avuto l'onore di avere
durante lo spettacolo, quindi è stato tradotto a tutti i sordomuti presenti, erano tanti, ed è stato veramente emozionante. La conosco bene, Alba. Guarda, un persona salutone, squisita, un davvero. Grande bacio da parte mia e di tutta Teleponte. Bene, a questo punto si esibisce la nostra Valentina Tremaroli, è corretto? Si riballa, eh? Si riballa, non so se... si riballa. Che ci presenti, Valentina? I Will Survive di Gloria Gaynor. E dai, e forza a tutti a ballare anche a casa, mi raccomando, eh? First there was a prayer, I was bred to fire. Couldn't take a neck, could never live without you by my side. But man, I spent so many nights thinking how you did me wrong. I guess wrong, and I I was just one second, you'd be back in front of me. You're that girl.
Valentina, bravissima, del resto che bella grande energia. Mary, grande Michela che l'hanno accompagnata. Ci ha portato proprio negli anni 70. Decisamente sì, eh? E ci siamo divertite tanto. Che bello. Dunque, mi sbaglio o siamo, ahimè, in chiusura? Ahimè, ahimè però. Ahimè, ahimè. Quanto? 2 minuti. Oh. Ah, ma perché le cose belle finiscono presto? E questo è il problema, vero? E vabbè, meglio rimanere con la voglia. Ecco. Ma tanto tu lo sai, non mancherà occasione. Ecco, non ecco. Mancherà occasione. Pensate forse che non tornerete, ma giammai. E allora, gran finale gran per finale. Salutare il nostro pubblico. Vi saluto già da adesso, puoi partire con la base. Ci vediamo mercoledì prossimo e concludiamo con tanto divertimento. Buonanotte! I ragazzi di Mix Factor Maracaibo, mare porta nome, sorry, si ma palla nuda, cazza, si ma le macchine, si ma le migraliere, è una copertura. Bye.